Ragazze, buonasera, come state? Allora, ragazze, oggi una sofferenza per fare questo trucco e adesso vi lascio, come vi dico sempre, alla realizzazione di questo trucco, però vi devo dire che ho sofferto, quindi ne abbiamo proprio poco. Allora, che cosa vi posso dire? È sabato sera, io appunto sto uscendo, vado a mangiare un boccone fuori, magari una pizza, un gelato, non lo so. Mi sono vestita così, con questo caftano turchese dipinto a mano, ho messo il mio cuore di Pianegonda, ho messo i miei anelli e come orecchini ho messi questi qua che sono d'oro con il cuore tutto di zaffiri bianchi o zirconi, che in realtà ha la sua collanina, appunto questo orecchino, però ho voluto mettere questo qua perché ha il cuore più grande. Che dirvi, ho usato il rossetto di Asta, quello che mi piace molto. Appunto, vi stavo dicendo, è sabato sera, sto uscendo. Ieri vi ho caricato il vlog, che è stato un po' un misto, il parrucchiere, mi sono fatta la pedicure. Come vedete, il mio parrucchiere consiste in questo. Io entro in parrucchieria, dopo mezz'ora avevo i capelli attaccati perché muoio dal caldo. Come vedete, non ho fatto granché, ho solo dato una spuntatina leggera leggera per riprendere il taglio, però poi dopo mezz'ora avevo i capelli tirati, attaccati, sempre appunto per il discorso dell'iperidrosi. Adesso sto uscendo, ma tra poco me li alzerò, li attaccherò. Poi che cosa dirvi? Niente, ragazze, ringrazio tantissimo le nuove iscritte che sono un bel po' e vi voglio bene. Mi raccomando di mettere sempre il like se i video vi piacciono e di iscrivervi perché voi sapete io cerco di caricare sempre un video al giorno e così per tenervi compagnia. Come vedete sono anche video, che so, anche io che esco, filmo un po' fuori, proprio giusto per farvi un po' di compagnia ed essere presente qua su YouTube. Ragazzi, allora vi mando un bacio, ci vediamo presto e passate un buon fine settimana. Siccome questo lo carico domani, passate una buona domenica. Mua! E allora diciamo, ragazze, che la sofferenza abbia inizio. Ragazzi, non sto mettendo né le gocce, quelle cera di Cupra, perché davvero mi dà fastidio tutto, però mi voglio truccare, ragazze, se no che facciamo? Magari il balsamo per le labbra me lo metto, dai. Come vi dicevo prima nell'intro, vi immaginate che io ieri sono andata al parrucchiere e ho già fatto lo shampoo. Ho già fatto lo shampoo perché sapete che appunto con la mia iperidrosi non posso stare neanche mezza giornata. Ok, niente, mettiamo un pochino quindi pure qui ai lati del naso, così diciamo che l'abbronzatura aumenta, forse sul telefonino non rende molto, però vi devo dire che sono già abbronzata. Allora voglio mettere questa che è una bella terra mista a questo rosa bello scuro. Come se fosse una cipria. Ok, poi nel frattempo, oltre a questa patina così scura, metto anche questa brillantinosa e ci vado forte. Anche qui nel décolleté, sul collo, e
E vi devo dire che poi penso di metterlo anche sulle gambe. È molto, molto luminoso. Allora, sugli occhi metto, stasera è un sabato sera, metto questo, ragazze, il prugna quello tutto sbrilluccicoso, sì. Stasera voglio osare. Siamo in estate. È sera. E dobbiamo brillare più del solito. Per il momento non so ancora neanche come mi vestirò, però dico, sono dei colori che possono stare bene con tutto. Se mi vesto di rosso, se mi vesto di bianco. Se mi vesto di nero, di turchese, sono colori che possono stare bene con tutto. E poi figuriamoci in estate. È tutto permesso. Quindi, ragazze, vi stavo raccontando che ieri sono andata al parrucchiere. Prima di andare al parrucchiere ho fatto lo shampoo e ve l'ho fatto vedere anche nel vlog che ho pubblicato. Poi oggi l'ho rifatto. Tra l'altro stamattina sono andata al mare, quindi no, comunque anche senza il mare l'avrei rifatto. Purtroppo l'iperidrosi è davvero, davvero specialmente localizzata così in testa, e davvero in testa, in faccia. Devo dire, ragazze, è veramente un disagio, eh? Davvero. Ieri, ad esempio, dopo il parrucchiere, sono stata a casa di mia figlia. Tra l'altro, se andate sul mio Instagram, sono Leto 1960, ve lo ricordo, ho fatto anche una diretta da casa di mia figlia. E niente, ragazze, mi sono dovuta attaccare i capelli così. Uscita dal parrucchiere, mi sono dovuta attaccare i capelli in questa maniera. Quindi io praticamente sono uscita dalla parrucchiera intorno alle 7:30. Posso tranquillamente dire, sostenere che io alle 8 non avevo più nessun segno di parrucchieria, proprio zero. Ah sì, vabbè, che te ne... figurati, ci sono problemi peggiori, ma io non lo metto in dubbio. Certo che ci sono problemi peggiori, per carità, diciamo pure che questo non è un problema. Diciamo che è un grosso, grosso disagio in estate. Diciamo così. Diciamo davvero che è veramente un grosso disagio. Ma non ci possiamo fare niente contro la natura. Non possiamo farci niente. Questo è. Sempre nella rima inferiore. Mettere lo stesso ombretto. Ok, stasera un trucco veloce.
Trucco veloce, allora che cosa devo mettere ora? Io andrei, sono indecisa su che cosa andare. Un altro poco di questo. Qua questo. Un altro coso di cose sbrilluccicose della mia cialdona. Un altro poco di correttore. Perché sapete che mi piace questa zona bella luminosa, ecco così. Allora, adesso mettiamo il blush Wycon. Ragazze, che profumo che fa sto blush, mamma mia. Illuminante. Allora, e ora mettiamo il mio rossetto, quello bello che mi piace. Che è questo qua, quello di Astra Fucsia? Mettiamo un po' di matita. Andiamo, vedete che sono più veloce perché sento caldo. Andiamo col rossetto, quello bello. Ok, per il momento è così brillante. Ora invece asciuga un poco, diventa opaco. Ragazzi, un po' di rimmel lo mettiamo. Sì, dai, lo mettiamo un po' di rimmel. Ok, ragazze, più veloce di come sono stata non posso essere. Il rossetto si è asciugato. Allora, a questo punto, ragazze, mi vado a vestire, pettinare, metto gli orecchini e ci rivediamo.